Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Oggi con Forbes Events siamo a Lugano, al Lantern Fund Forum, un evento dedicato al mondo dell'asset management, in particolare a quello della piazza finanziaria svizzera. Siamo con Riccardo Esposito, CEO e fondatore di FinLantern, la società che organizza tutti gli anni il Lantern Fund Forum. Perché questa manifestazione? Perché soprattutto a Lugano? Benvenuti al Lantern Fund Forum, siamo all'ottava edizione qui a Lugano. Perché Lugano? Lugano perché oltre a essere lei stessa forse la terza piazza finanziaria in Svizzera, è comunque un centro finanziario, vorrei dire, a metà strada tra la finanza di Zurigo e l'altra piazza importante rappresentata da Milano. E quindi nel mio immaginario poteva anche essere una bella idea di poter vedere Lugano come punto di incontro tra due mondi della finanza che si incontrano almeno un giorno all'anno per sviluppare sinergie. Il Lantern Fund Forum in questo senso è prima di tutto un'occasione di incontro, di matching, di sviluppo di nuove opportunità di business, non solo per gli espositori, che ovviamente hanno maggiori possibilità di visibilità, ma per tutti i delegati, essendo comunque dei professionisti della finanza, dell'asset management, e ai quali diamo una cosa abbastanza unica ancora per chi organizza eventi, diamo la possibilità di accedere tramite la FinLantern Community nei giorni precedenti l'evento alla lista dei partecipanti, in maniera tale da selezionare i profili per loro più interessanti, di mandare un messaggio, di contattarli e di venire qui già organizzati con dei one-to-one meeting per incontrarli. Ecco. Quindi FinLantern non è solo il Lantern Fund Forum, ma un sistema, potremmo dire, integrato di eventi e anche una sorta di community. Assolutamente sì. Di fatto FinLantern ha messo su un insieme di servizi, vorrei dire quasi completi, ecco, per supportare i nostri partner non solo in questa importante occasione, ma perché ci sono altri 364 giorni in un anno che bisogna comunque affrontare, e quindi noi abbiamo messo insieme un insieme di servizi che vanno dall'organizzazione di roadshow, presentazioni, lo strumento della community, abbiamo una piccolissima attività editoriale limitata alla Svizzera, e adesso stiamo organizzando degli eventi più mirati solo per fan selector. Ecco. Tornando all'appuntamento, alla manifestazione di quest'anno, so che avete anche un ospite d'eccezione. Devo dire, fiore all'occhiello del Lantern Fund Forum è sempre stato un po' il keynote speaker. In passato già abbiamo avuto importanti speaker come i premi Nobel Stiglitz e Michael Spence, prima Nuria Rubini e Jean-Claude Trichet, ex governatore della Banca Centrale Europea. Quest'anno sono riusciti a portare una donna, finalmente. Abbiamo la signora Viviane Reding, ex vice primo presidente della Commissione Europea, ecco, che quindi credo in un momento tra l'altro particolare per l'Europa, che ci potrà dare un po' il suo outlook sull'Unione Europea. Siamo con Stefano Gianti di SwissQuote, uno dei main partner dell'evento del Lantern Fund Forum. Cosa vi porta qui, dove siete presenti quasi tutti gli anni, potremmo dire? Sì, la presenza è importante, serve anche per capire qual è il sentiment del mercato, degli operatori. Chi partecipa a questo tipo di eventi è comunque una persona che ha contatti con l'ambiente finanziario, la principale parte degli investitori è di fatto asset manager oltre che advisor, quindi è sempre un modo di mantenere contatto con il pubblico, è fondamentale anche per dare poi degli input propri rispetto alle aspettative sui mercati finanziari. Qual è il buzz in questi corridoi, nelle sale dove si tengono le conferenze? Cosa ti è capitato di cosa sentire? Si vocifera più che altro? Sì, la preoccupazione, anche come dicevamo noi stessi in una conferenza, è proprio per quell'attesa di un'economia che continuerà tendenzialmente a tirare, soprattutto
partire dagli Stati Uniti, ma è previsto per il 2019-2020, quindi per il prossimo biennio, un leggero slowdown, quindi un rallentamento del ciclo economico, quindi si potrebbe essere verso la fine, però c'è ancora molto ottimismo nei confronti delle borse a partire da oltreoceano. La situazione in Europa è un po' diversa, c'è sicuramente più frammentazione, anche timori relativi al budget italiano e soprattutto ovviamente alla Brexit, quindi gli investitori chiedono come muoversi sui mercati finanziari anche in termini di diversificazione. E in questo contesto quali sono i possibili impatti sul mondo delle valute, visto che voi in Italia siete sostanzialmente un broker Forex? Sì, esatto, ci sono molti trend importanti, soprattutto anche sui mercati emergenti. Molti dei nostri clienti hanno anche beneficiato del recente deprezzamento del renminbi cinese addirittura, dato che lasciamo accesso a diversi mercati. Molta curiosità c'è soprattutto nei confronti ovviamente dell'euro-dollaro, che è la valuta più scambiata, e dell'oro, quindi questi sono i main topic della fiera. Noi abbiamo nei nostri outlook cercato di dare le indicazioni più importanti per tutti gli investitori. Siamo con Daniele Bernardi, CEO and founder del gruppo Diamond, uno dei protagonisti qui all'Antler Fan Forum. Qual è l'importanza appunto per un gruppo come il vostro di essere qui proprio a Lugano, nella Svizzera italiana? Sì, buongiorno a tutti. Noi è da anni che veniamo qua in Svizzera perché abbiamo diverse società che lavorano come consulenti, come gestori per clienti istituzionali e quindi abbiamo diversi clienti fiduciari, asset manager qui sulla piazza di Lugano. Però in particolare oggi stiamo presentando una nuova piattaforma di gestioni patrimoniali simile a un robo advisory che ha digitalizzato tutti i processi di acquisizione del cliente e di gestione del cliente stesso. Però ha una caratteristica unica che oggi non è presente sul mercato, ovvero i gestori possono essere molteplici. E quindi i gestori che sono presenti oggi qua sulla piazza di Lugano, che per normativa non possono gestire i soldi dei clienti italiani, francesi, europei, al di fuori del territorio svizzero, attraverso la nostra piattaforma possono fornire questo servizio anche ai clienti europei senza dover stabilire una branch fisica in Europa. E questo grazie proprio al concetto di digitalizzazione, grazie al fatto che ovviamente noi abbiamo una management company, una società di gestione sul suolo europeo e quindi possiamo creare una partnership, perché la piattaforma si chiama Open Finance, perché l'idea è di condividere, di avere una piattaforma aperta per poter dare maggior valore aggiunto al cliente, ma anche all'asset manager che oggi ha bisogno di processi digitalizzati e costruirseli in casa è difficile, complicato e costoso, mentre sfruttare quelli già esistenti può essere un'ottima idea ovviamente. Qual è stata la cosa più innovativa? Qual è il tema più innovativo che ha sentito qui a Lugano oggi? Beh, allora, ci sono diversi temi. Chiaramente la digitalizzazione ha un forte impatto sull'industria e quindi molti si chiedono quali saranno le asset management, le società di gestione del futuro, di cosa dovranno dotarsi. Quindi principalmente questo. In secondo luogo la integrazione tra la crescente tecnologia delle blockchain con la finanza tradizionale. Noi abbiamo investito molto, stiamo investendo molto per mettere in connessione la finanza tradizionale, che è il mondo da cui veniamo, e il mondo delle criptovalute, che invece si sta affermando, soprattutto dal punto di vista della tecnologia, come leader futuro dei processi di investimento e dei processi di gestione dei clienti. Siamo con Walter Schneider di Swiss Financial Consulting, un accademico e anche un osservatore dei mercati finanziari. Quali sono in questo momento le incognite principali appunto sui mercati finanziari? Ci sono molte cose incerte a causa della situazione geopolitica globale. Abbiamo i problemi del Brexit con la EU,
non si sa come finirà. Poi ci sono anche problemi con Cina, c'è cioè il trade war tra Stati Uniti e Cina. E poi abbiamo anche la Federal Reserve, la Fed degli Stati Uniti, che è intento di alzare le tasse di interessi e vedremo come reagiranno i mercati. Finora non è andato troppo bene. I mercati sono incerti, vedremo forse cose non troppo belle nella prima metà del 19. E appunto questa situazione che è anche geopoliticamente instabile, quali tipi di ricadute può avere sugli investimenti nella pratica, soprattutto sul versante valutario anche? Dunque, per gli azionisti che hanno investito nelle equity ci sono gravi problemi davanti, particolarmente a causa dei grandi debiti delle corporazioni che si sono indebitati acquistando soldi a basso prezzo, poi indebitandosi moltissimo per ricomprare azioni, e lì avremo un credit crunch prossimamente che avrà dei risultati negativi su tante corporazioni. E già hanno visto, per esempio, GE è già andato male, e AT&T avrà problemi perché i debiti sono troppi. Gli azionisti sono contenti se i prezzi delle azioni vanno in alto, però probabilmente andranno molto in basso quando arriverà questo credit crunch. E invece per quanto riguarda la piazza finanziaria svizzera, quale tendenza osserva? Dunque, la Banca Nazionale Svizzera vorrebbe tenere il franco debole se possibile, perciò vende allegramente i franchi per comprare azioni negli Stati Uniti. Penso che il franco rimarrà un safe haven, per così dire, sul Forex, non andrà troppo in basso, però non andrà molto più in su. Siamo con Federico Vasoli dello studio di MTV e uno anche dei soci di Finance Malta. Cosa ci fa un operatore maltese a Lugano? Perché a questa manifestazione oggi? In primo luogo rappresento anche Finance Malta, di cui sono socio e il cui mission statement è di promuovere Malta come piazza finanziaria. Malta è molto forte già nel settore dei fondi, dell'asset management, ed è il primo paese al mondo ad avere regolamentato il settore delle criptovalute e delle blockchain. E quindi è naturale partecipare al Lugano Fan Forum per promuovere l'iniziativa legislativa del governo maltese. Dal vostro punto di osservazione avete sicuramente la possibilità di capire un po' quali sono le tendenze anche nel mondo delle criptovalute. Stiamo osservando una sempre maggiore regolamentazione, sono tanti paesi al mondo che osservano quello che sta facendo Malta. Dal mio personale punto di vista, Malta rappresenterà per un certo periodo di tempo un modello che altri paesi e forse la stessa Unione Europea tenderanno a seguire. Onestamente non credo così tanto nelle criptovalute, credo in alcune criptovalute ben fondate su solidi modelli di business, credo molto invece nella tecnologia blockchain. Quindi dal mio osservatorio ci saranno progetti sempre più regolamentati, sia spontaneamente dal lato dell'investitore, che metterà dei paletti sempre più stringenti, sia da parte del legislatore per evitare tutti gli abusi che in parte sono già stati commessi con le criptovalute. Per esempio, per aprire un exchange a Malta sono necessari 730.000 euro di capitale sociale, non è poco, evidentemente, e questo taglia le gambe in origine a chi cerca di prendere soldi fiat, denaro fiat come viene chiamato, in cambio di criptovalute senza avere delle solide basi finanziarie. Quindi secondo me la parola chiave sarà solidità e regolamentazione. Finance Malta è un'associazione di iniziativa governativa con soci anche privati, 350 soci, quasi tutti di base Malta, ma comunque ci sono anche soci stranieri. Tra i soci ci sono le principali banche maltesi, Banco Valletta e altre, operatori finanziari, studi legali come nel nostro caso, operatori che hanno interessi di business nel settore finanziario. Finance Malta è molto attiva nell'organizzazione di convegni, corsi, conferenze. Io stesso ho frequentato un corso più di un anno fa sui trust organizzato a Malta da Finance Malta stessa. E quindi è molto attiva un po' in tutto il mondo, soprattutto in Europa, chiaramente essendo il continente di riferimento, Londra, Svizzera e altrove, nel promuovere Malta appunto come piazza finanziaria. Malta ha tanti vantaggi. Malta ha il vantaggio di essere un paese ben regolamentato, non eccessivamente costoso, anche se il costo della vita è aumentato,
ha sicuramente una fiscalità molto interessante, è comunque in whitelist, fa parte dell'Unione Europea, fa parte del Commonwealth britannico, si parla inglese come lingua ufficiale insieme al maltese, è ben connessa, quindi è un posto, è un'economia, un PIL piccolo ancora di circa 12 miliardi di euro, che però è in crescita esponenziale da diversi anni ormai. La crescita del PIL maltese tocca il 6% l'anno, che è qualcosa di assolutamente straordinario per un'economia sviluppata del mondo occidentale. Quindi è sicuramente un posto con tante opportunità e rappresenta davvero un'isola felice in un'Europa che talvolta in questi mesi, in questi anni, non sempre offre lo stesso grado di ottimismo. Siamo con Antonio Borgonovo, co-founder e CEO di Yeldo. Perché all'Hunter Forum qui a Lugano non c'è solo finanza, ma c'è anche tanto fintech? Noi ci occupiamo, siamo una nuova piattaforma di real estate crowd investing. Quindi Yeldo nasce con l'idea di rendere l'investimento immobiliare più semplice, più trasparente e più accessibile a più persone. Quindi anche persone che non abbiano, magari non siano milionari, non abbiano a disposizione enormi capitali, persone che non siano dei professionisti necessariamente, e quindi rendere l'investimento più semplice in quote più piccole, dove sostanzialmente la nostra società Yeldo si occupa di tutto, dalla selezione delle opportunità alla presentazione delle opportunità agli investitori, che devono solo sceglierle e diventare comproprietari di un pezzettino di questi immobili beneficiando del rendimento. E che rapporto c'è tra voi e la finanza, visto che siete presenti a un evento di questo tipo? Noi ci classifichiamo come un investimento alternativo, quindi per quelle persone che vogliono investire in un asset come real estate, diversificando il proprio portafoglio, e in più parliamo molto con le banche, perché una parte del finanziamento delle nostre opportunità immobiliari viene fatto tramite mutuo, quindi una parte del servizio che Yeldo offre ai propri clienti è quello di preorganizzare un mutuo che concorrerà al finanziamento dell'immobile stesso. Quindi noi ci poniamo appunto come un operatore, come un alternative investment che opera molto a stretto contatto con le banche dall'altro lato. E la piazza finanziaria svizzera come sta reagendo alla vostra proposta, al vostro settore sì, in particolare? È molto interessante, c'è tutto un movimento di crowd investing che è nato proprio in Svizzera. Sinceramente il movimento è nato 3 anni fa circa, e già oggi in 3 anni sono stati investiti più o meno 800 milioni di immobili solo in Svizzera. Questo perché è un modello che si adatta bene alla regolamentazione svizzera, e in più noi abbiamo deciso di partire da questo terreno come opportunità di investimento, perché riteniamo che il mercato svizzero dell'immobiliare sia sempre stato quello più stabile, e in qualche modo anche in questo periodo magari un po' di turbolenza dei mercati e di incertezza a livello europeo, la Svizzera rappresenta sempre un porto un po' più solido dove investitori sia svizzeri che esteri guardano con più interesse. Un'ultima domanda, è possibile investire attraverso di voi anche dall'Italia? È possibile, al momento, dato le restrizioni nella regolamentazione svizzera, solo in immobili commerciali, ad uso commerciale. Sugli immobili residenziali invece è necessario essere o residenti in Svizzera o cittadini svizzeri residenti all'estero. E anche per questa settimana è tutto. Da Lugano l'appuntamento con la prossima puntata di BFC Events è a settimana prossima. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.